Buonasera a tutti, sono Rocco Moliterni, siamo questa sera ai Birilli di Torino per una serata particolare che rientra all'interno dei percorsi pericolosi organizzati e curati da Bruno Casetta, che è il direttore dei Birilli, e questa serata si chiama Plin Context. Si chiama Plin Context per quale motivo? I Plin sono un po' i primi d'eccellenza della festa della cucina piemontese, e allora abbiamo voluto in questa occasione provare a far assaggiare ai nostri clienti i Plin provenienti da diverse parti del Piemonte. Abbiamo selezionato i Plin torinesi, che fa il nostro chef Ivan Corsi, i Plin del canavese, quelli di coniglio conditi poi col burro e il timo, che fa Viviana Presbitero della Trattoria Moderna, ex Panoramica di Loranzello, Calestellato, e quelli invece, diciamo, langhetti, che sono ovviamente il mito, anche un po' per ricordare Lidia Alciati, di Ugo Alciati del ristorante da Guido a Pollenzo. Desi, cosa accadrà durante la serata? Ma a noi piace che i clienti in qualche modo diventino anche loro interpreti della serata, saranno i giudici di questi agnolotti, un po' come i Birilli contro il resto del Piemonte. E assaggeremo questi Plin come vengono proposti nel ristorante di origine, quindi in abbinamento anche con i vini e con le tecniche di servizio, e poi il gioco sarà, in realtà è un gioco, no? Sarà proprio quello di dare un birillo, un due birilli o un tre birilli di apprezzamento, no? Proprio per far sì che in qualche modo è un'occasione intanto per evidenziare la cucina di qualità, la maestria anche nella realizzazione di questi agnolottini pizzicati a mano, e con questo pretesto giochiamo appunto per valorizzarli. Bene, poi ci vedremo ancora più tardi quando avremo modo di gustarli e racconteremo anche un po' la storia di questi agnolotti, perché appunto i Plin in realtà sono agnolotti col pizzico, come dicevi giustamente prima, e hanno tutta una storia strana, perché in realtà perché l'agnolotto si chiami agnolotto è ancora un mistero, ma lo affronteremo più tardi in compagnia degli altri ospiti della serata. Allora, la serata si è conclusa, abbiamo mangiato il contest Plin, ossia i tre tipi di Plin che ci ha presentato prima Bruno Casetta, e sono con Giorgio Grigliatti, che è stato il giurato della serata, e chiediamo a lui com'è andato, che Plin abbiamo mangiato e che giudizio dai. Beh, è stata una serata molto interessante, soprattutto nuova, basata sulla pasta ripiena, che è un privilegio del Piemonte, tipica delle nostre zone dell'Italia settentrionale, ma tipica di Torino. Quindi i tre primi sono stati uno canavesano, io sono canavesano d'origine, quindi non posso dimenticare le mie ascendenze. Il primo di coniglio era della signora Presbitero, che è un vecchio ristorante importante, stellato, famoso del canavese passato, molto interessante come texture, soprattutto a me è piaciuto molto come creatività, come Plin nuovo. Il secondo Plin è stato quello del locale dei Birilli, di uno chef che non conoscevo, che ho conosciuto qui. È stato il Plin più classico, dove la pasta prevaleva sul ripieno, il Plin veramente come si faceva una volta. Il Plin nasce così. Io l'ho mangiato in due servizi, il primo erano troppo asciutti, il secondo erano più umidi, avevano più burro insieme, quindi il secondo mi è piaciuto molto di più. E il terzo era il paradigma di tutti i Plin del mondo, nel senso che è un piatto internazionale, quello di Lidia Alciati, ed era un piatto talmente sontuoso, talmente globalmente piacevole al palato, che non c'è battaglia. È un piatto che può essere pesante perché è troppo ricco, però da un punto di vista di emozione è sicuramente il più importante di tutti. Bene, io ti ringrazio, c'è da dire che la classifica finale ha visto appunto la vittoria del Plin degli Alciati, però la battaglia è stata abbastanza, in alcuni tavoli hanno prevalso viceversa e quelli torinesi e quelli eporediesi. Io devo solo dire una cosa, forse non ti ho presentato Giorgio, ma Giorgio è un po' il maestro di tutti i gourmet torinesi, perché ha un'esperienza, io lo considero veramente un maestro, perché mi ha insegnato moltissime cose, e per noi tutti che seguiamo a Torino la cucina è un assoluto punto di riferimento. Grazie a tutti e alla prossima.